Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo episodio della serie Proviamolo. E oggi, dopo un sacco di tempo, provo finalmente The Elder Scrolls Online. Questo titolo qua è un MMO ed è uno degli MMO più famosi, MMORPG per l'esattezza. Io vengo da una decina d'anni di World of Warcraft e ho giocato a tanti altri MMO nella mia vita, però questo effettivamente mi manca. Perciò lo voglio provare insieme a voi per la primissima volta. Questa è proprio la prima schermata al di là del filmatino introduttivo che abbia mai visto e di fatto è come ho lanciato il gioco, ok? Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è creare il personaggio e siccome è tutto sulla destra mi sa tanto che sì, mi tolgo temporaneamente, ragazzi. Allora, scegliamo un po' il personaggio. Allora, alleanza. Ah, ok, sono tipo le fazioni questa qua. Daggerfall Covenant. Aldmeri Dominion. Ah, sono tre razze diverse per ogni alleanza che c'è. Ok, bah, allora andiamo così. Facciamo Breton. Orco. Redguard. Ah, maestri di spada, bonus agli scudi, stamina di base, recupero di stamina, movimento. Vabbè. Armature pesante, sprinting. Oddio, quasi quasi l'orco non mi dispiace. Certo che è veramente brutto però quest'orco, posso dirlo? Oddio, lei è caruccia. Quasi quasi faccio la guerriera orchessa con le armi. Quasi quasi. Ma no, per una volta voglio fare così, dai. Però aspetta, vediamo anche le altre. Allora, High Elf. D'accordo. Wood Elf. Va bene, questo immagino che sia un qualcosa di... Oh mio Dio! Ok, questa non me l'aspettavo. Va bene. Allora, Diabon Art Pact. Aspetta. Argonian. Ah, una lucertola. Gigante. Che per carità, tipo, gli uomini di lucertola sono la mia razza preferita di Warhammer, ma qui sono diversi. Female. Oh mio Dio, ancora più brutta. Ah, Dark Elf. Ok, va bene. E Nord. Ah, va bene, sono tipo vichinghi, se ho ben capito. L'orchessa mi sconfinfera, devo dire. Proviamo, dai. Ah, giustamente c'è anche la classe. Giusto? Ah, allora, Dragon Knight. Battle Spirit. Sorcerer. Nightblade. Ah, vabbè, sarà tipo una via di mezzo tra il Rogue e il Ranger. Templar. Poteri della luce. Warden sono... Vabbè, sì, è tipo il druido, immagino. Dragon Knight mi piace. Sì. Aspetta, ma cambia... No. Ok. Sì, no, dico, cambia la classe a seconda della razza. Ok, questo no. Ok, perfetto. Dragon Knight. E adesso... Vabbè, datemi un attimino di tempo che personalizzo un po' l'aspetto generale. Ok, vabbè, più o meno ci siamo, dai, me la faccio andare bene così. Ah, figa lei però. Un po' inquietante per le zanne, però è un'orchessa. Vai, creiamo. Ok. Logging in. Posso tornare, mi sa. Bisognerà aspettare un attimino. Torniamo subito. Ok, ci siamo. Perfetto. Good travels. Esaminiamo. Va bene, questo è tutto in inglese. Cercherò di skippare un po' di cose. Però, vabbè. Insomma. Perché sono bloccato oltretutto? Ah, non posso muovermi ancora. Wow. Ok. I can see that. Walk this way and let's make sure everything works after that dreadful shipwreck. Che succede? Captured by slavers. What a predicament. Ok, non
Forse qua giù non dà fastidio più di tanto. Cioè, durante il viaggio la nave affondata siamo stati catturati dagli schiavisti? Nauruvirian. Look what the sea coughed up. Welcome to Vardenfell, land of dark elves, lava flows and slaves of all descriptions. Speaking of slaves, let me get those manacles off you. Come li stai rimuovendo? Oh, you'll find I'm full of surprises. I have just the thing. Hold still. There. Che posto è? By slavers. Haven't you been paying attention? Maybe you hit your head when your ship crashed into the rocks and dumped you onto the bitter coast. The slavers lured your ship in and took their pick of the survivors. Lavori con gli schiavisti? Slavers? Me? No. My allegiance leans in an entirely different direction. Let's just say I'm here to help you escape this place. Then you can get back to what you were doing before the slavers so rudely sank your vessel. Quindi come ce ne andiamo da qua? Not so fast, hero. I need to make sure you can handle yourself in a fight. Not everyone recovers from a near-death experience that quickly. D'accordo, testiamo. Let's go through the basics of combat. Pronto. Hit me. I want to see what you've got. Nice. Now follow it up. Try to block this one. Finish her off. Okay. Impressive. You're just what I need to pull my plan together. Most of the slavers are currently out on a raid. That means it's the perfect opportunity for us to make our escape. Cosa devo fare? Oh, not too much, really. I need you to find a set of slaver clothes so you don't look like one of the prisoners. Plus, we need the gate key, or we'll never make it to the docks. Here, take my spare lockpick in case you need it. Allora. Che cosa farai quando prendo l'equipaggiamento e la chiave? I've got a few more things to check on before we can make our escape. You do your part, and I promise you, I'll do mine. Hai idea di chi sono questi schiavisti? An idea? Of course. I just need proof to satisfy my superiors. But don't worry, I'm sure I'll have things well in hand by the time we meet back up. Ah, troverò dell'equipaggiamento e la chiave del cancello. Ok, va bene. Quindi fammi un po'. Non so, Talosha. Why does the Hist drop so much mud in my clear waters? Careful with that one, stranger. There's something dangerous about that Naryu, but I can't wrap my tail around it. Sì, a me pare che sia troppo bello per essere vero tutto quanto, in effetti. Vabbè. C'è qualcosa qui? Ok, va bene. Mi pare di capire che sia un po' più action di quanto mi immaginassi, in effetti. Waterskin. Ok, prendi tutto. Compass e world map. Beh, questo mi mostra l'obiettivo. Va bene, sì, ma... Ok, prendiamo questo. Sì, ma posso andarmene da qua? Prendiamo un drink. Ah, ci sediamo qua senza alcuna ragione. Forse sono andato alla parte sbagliata, però, Aspetta un attimo. Oh, dresser, aspetta. Oh, recipe. Cabinet. Ok, Barry. Non so, sto trovando cose. Oltretutto devi andarla a cercare molto bene, perché se no... Ah, forse è qua giù. Mica l'avevo vista sta scaletta. This is no way to treat a Nord and a shield maiden no less.
When I get my hands on our slavers, they are going to wish they had left me to drown in the sea. Simpatica la tipa. Vabbè, senza che parliamo con tutti questi. Ok, vedi? Un pasto, il drink. Sono veramente piccolini da notare. Questa è... Guarda che non so mica... Beh, ma allora... E allora dove minchia... Ah, va! Vaffanculo, di qua va a finire. Ah! La porta proprio alle spalle, che scemo. Ho girato tutto tranne la cosa più ovvia. E vabbè. Boh, vabbè, io adesso prendo tutto senza farmi troppe domande. Però temo di non avere... tipo neanche un'arma, niente. Proviamo ad andare di qua. Control. Ok, questo mi sa che è un altro giocatore però. Sì. Sneak attack. Sì, ma non ho armi, perciò probabilmente conviene. Ah, guarda qua. Armiamo questa trappola. Sblocca. Come... Come... No, che cazzo... Scusa, Che cosa devo fare? Vaffanculo. A posto. Heirloom necklace. Ah, level up. A posto. Le ricompense di... livello 2. Health and stamina. Ok. Sono tutte le abilità attive, d'accordo. Lava whip, d'accordo, sblocchiamola. Aspetta, Slaver Gear dove cavolo dovrebbe essere? Ora che ci penso. Ah, probabilmente di qua. Oh, è questo? Slaver Greatsword. Ok. Ho un'arma. Ah, questo è perché è super ubriaco. Giustamente. C'è qualcos'altro qui sotto? Oh. Forse è meglio... Altro c'è? Merkin. Oh, sto trovando un sacco di roba, ma non so se mi serve in realtà. Detto questo,
Oh. Un libro. Ok. Un elmo. C'è un'altra cosa. Un helmet. Mi sa che sono diversi tipi di armature che servono a seconda della classe. Immagino. Oh, uno scudo. Il necklace. Questo. Sta succedendo? Ma intanto... Ah, l'inventario. Perfetto. Vediamo un po'. Un poltron iron gauntlets. Aspetta un attimo. Va bene. Grande spada. Have you been drinking the aged Flynn again? Iron helm. Va bene, credo che sia più o meno quello che... Cioè, il meglio che posso mettere, no? Credo più o meno. All'incirca, non so se ho messo tutto quanto. Oh, rendezvous con i prigionieri. E questi? Che ci fanno qua? Over here. Okay. Did you get the things Nar you wanted? The slavers are returning and plans have changed. Nar you sent me to find you and get the gate key. Dimmi cosa è successo. Nar you sent a signal to the house guard in Sedanin, and that's when the slaver horn started sounding. The slavers must have been hiding nearby, and now they're on their way back. We have to hurry. Ecco la chiave. You are a ray of sunshine on a cloudy morning. I'll lead the prisoners through the gate and see what we can find to get off this island. You meet up with Naryu at the overlook and then rendezvous with us at the docks. Perfetto. Dov'è che devo andare? Ah, eccola qua. I couldn't have done much better myself, Hiro. Good work down there. There's one more thing to do, if you're up to it. Time is short, but I have something to tell you. You've earned that much, at least. Cosa vuoi dirmi? I'm an assassin. A Morog Tong agent, here to complete a job. The writ I carry gives me the legal authority to end my target's life. No questions asked. I'm here to kill Captain Svardstar, leader of this band of slavers. He's as bad as they come. Perché me lo dici? Because I need your help. I can kill the captain and 10 of his thugs without breaking a sweat. But the slaver's ship? It's faster and stronger than anything the locals can throw at it. If we don't scuttle the ship, we'll be right back to business. Perché dovrei aiutare un assassino? Not big on gratitude, I see. Look, I signaled Sedanin. They won't get here in time to stop the slavers. With your help, we can end the slavers, save their prisoners, and sink their ship. Otherwise, the prisoners are as good as dead. Quindi cosa devo fare? Gather some fire salt and kindle pitch from the docks. With them, you can make a firebomb. Not only will setting their ship on fire destroy it, it will flush the Vardstar from his hiding hole so I can end him. We'll meet after you gather the supplies. Ok, prenderò quello che serve. Narovirian. Ah, è scomparsa. Ok, perfetto. Ah, armatura pesante è aumentata di 2. Hardened Flame. Aumentata di 2, che diavolo è?
Figo. Ok, ma non posso lootarli questi? Aiuta. Va bene. Allora, l'altro obiettivo è lì in fondo. Perché questi qua ho come l'impressione che in tre magari sono un po' tanti. D'accordo, e qui c'è quell'altra cosa che devo prendere. Candle pitch. Vai a bordo della nave di schiavi. Nota del capitano? Ok, va bene. Over here. Put your slaver's guard back on and get aboard. Wow. Usa firebomb. Ma dove? Go below decks and use the firebomb. I'll search for the captain. I'll move. Scathing fetcher, I'll kill you. A posto. Grazie. Effetto di status, mi sa che c'ho qualcosa. The firebomb qui? Ah, ok. Someone put out that fire while I deal with this flea. Ma sono... Ah, ok. Mega esplosione. Vabbè, allora, per ora l'elemento action mi ha lasciato un pochettino perplesso, però tutto sommato è molto limitato. Solo che in un gioco come questo... Cos'è questo? Soul Gem? Prima fammi prendere delle cose. Backpack, grazie. Tante belle cosette. Superior Iron Sacker, giustamente. Sergente Delms. Mi hanno catturato e stavo cercando di scappare. Che posto è questo? Eravamo infiltrati cercando di scappare, cioè di uscire fuori dalla nave. I'll let Governor Salvi sort this out. She wants to see you. Best not to keep her waiting. Andrò a parlare col governatore Salvi. Come with me. Ok, perché è illuminato? Costui? Forse perché era tipo selezionato. Che posti strani comunque. Understanding the Living Gods?
Aspetta, alla Versa Aretan. Che cavolo è? Ok. Vabbè, adesso devo andare lì. Ma fatemi girare un pochettino. Ah, qua non ci sono le abilità né niente, probabilmente perché siamo in città. Ok. Beh, dai. Comunque, penso di poter dire che è belletto. Placida Amfia. Ok, dai, ci sarebbero dei libri, sarebbero pure interessanti da leggere per la lore e per tutto il resto, ma... Per adesso... Way Shrine... Ah, va bene, è il... È il modo per viaggiare. Ok. Il modo per fare il viaggio veloce. Queste sono le secondarie, credo. Ok. Sì, poi penso di poter entrare... Da che parte però ci sono le serrature, che possono essere sbloccate in... varia maniera. Va bene. Ragazzi, allora, io direi che mi posso tutto sommato anche fermare qui. Ci sarebbe tantissimo a fare. Come in ogni MMO, bisognerebbe giocarlo come minimo 20 ore anche soltanto per capire una parte delle cose, cioè per capire un pochettino com'è il gioco. E ovviamente non posso fare un video da 20 ore della serie Proviamolo, giusto? Mi limito a questa mezz'oretta scarsa proprio per il primissimo impatto. L'utilizzo delle abilità, cose del genere, guardate, dato che c'è la mira... No, in questo gioco, a saperlo prima avrei fatto un personaggio con le armi a distanza, probabilmente, magari con l'arco o con le magie o qualcosa del genere. Però, detto questo, devo dire che tutto sommato, pur essendo un archetipo di gameplay che non mi fa impazzire, ne ho avuto comunque un'impressione positiva, devo dirvi. Quindi, vabbè, che dire, tutto sommato mi ci sono trovato. Fatemi sapere un pochettino com'è la vostra opinione, soprattutto se siete giocatori di questo MMO, magari da anni, insomma. Fatemi sapere un po' di cose, ok? Qui sotto nella sezione commenti. Detto questo, grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco. E se l'acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!